Nel sottopasso, con delle finestre laterali aperte, ci hanno buttato delle tazzine di caffè bollente. Se le dico Intercontinentale, prima partita a Milano, cosa mi dice? Era una partita interessantissima per noi, perché avendo perso la prima del 63 ci tenevamo a fare un risultato qui a Milano. Ed è andata anche abbastanza bene, loro pur essendo qualificati, ma problemi a Milano non ne hanno creati. Loro era un gioco abbastanza lento, però ricamato, tutto di fraseggi, avevano qualche giocatore buono. Quindi finisce 3-0, voi tranquilli, pensate al 22 ottobre del 69 avrete la coppa in mano. Invece cosa è successo? E invece è successo che quando siamo arrivati lì abbiamo trovato un clima del tutto diverso. Dunque, intanto, quando siamo stati in ritiro lì all'Indo Club, un posto magnifico, meraviglioso, ci siamo accorti che la sera per fare la passeggiata ci voleva dietro la guardia del corpo, no? Ciò che per noi qua era una cosa assurda, parlo di 30 anni fa, di conseguenza era un discorso che non stava in piedi. E poi sono successe delle cose inaudite in campo, ecco. Quello che ci ha meravigliato è che all'entrata, nel sottopasso, con delle finestre laterali aperte, ci hanno buttato delle tazzine di caffè bollente. E questo ci ha messo in allarme, no? Poi dopo, noi mentre eravamo a fare la fotografia in mezzo al campo, è arrivato per ogni giocatore, aveva un pallone e ci ha calciato addosso con tutta la potenza che aveva. Dunque ci siamo accorti che andavamo incontro a una partita delicata. Un'atmosfera piuttosto pesante. Cani lupo ai lati, il problema del risultato non c'è mai stato, perché il 3-0 ci ha portato ad essere in una condizione tranquilla. Però ogni intervento loro era un intervento da spaccagambe. Credo che tranquilli non lo erano. Adesso non so che sostanze abbiano preso, ma erano piuttosto eccitati. Mi ricordo che c'era stato un fallo sulla destra a Pierino Prati e il portiere è partito e è andato là a dargli un calcio, no? Che non c'entrava assolutamente niente, a distanza di 30 metri. E lì eravamo ancora sullo 0-0. Poi dopo siamo andati in vantaggio e ogni volta che c'era qualche mischia in area succedeva il finimondo. Con Bin io credo che sia stato un errore farlo venire con noi a Buenos Aires, perché si sentiva, si vociferava qualche cosa anche qua a Milano che ce l'avevano con questo qua. E poi hanno fatto in modo di prenderlo in mezzo in un paio, alla prima occasione l'hanno spaccato. E bisognava cercare di portare via le gambe, perché o si faceva una rissa di quelle tremende oppure cercavamo di estraniarsi da quello che erano le provocazioni. L'arbitro con noi si è comportato malissimo, perché ha visto tutto e non ha fatto niente. Oltretutto ha lasciato che questi fossero dei personaggi da intimidire veramente la gente, e allora credo che non era comprato certamente, però era condizionato. Questa era gente che ne avevano fatte anche prima di queste cose qua. Non era da mandare in galera dopo, era da mandare in galera prima. Ma eravamo tutti molto amareggiati per il fatto che era successo a Convin questa cosa. E poi contenti per la vittoria, ma certamente non era una vittoria che ci metteva in una situazione tranquilla, perché capivamo che le partite successive sarebbero state ancora peggio. Però dopo tanti anni è rimasto Lodetti campione del mondo. Sì, però potevo lo stesso rimanere campione del mondo senza queste situazioni, no?